Adesso abbiamo in diretta dal quartiere di Agnano, a Napoli, il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno Jacopo. Buongiorno a Paolo Chiariello. Siamo proprio tra i lavoratori, parliamo proprio di lavoro, no? Si parla di job ex, di nuove tutele del lavoro, però noi qua siamo dei lavoratori che il lavoro rischiano di perdere, comunque una parte dello stipendio l'hanno perso e ci stiamo occupando del trasporto pubblico locale, che è un'altra vena aperta nei conti dello Stato, perché non è un problema napoletano, è un problema nazionale. Ma nei conti dello Stato è un problema enorme, perché in questi anni, per fare tante aziende ai cui vertici mettere sempre gli amici degli amici, si sono create una costellazione di aziende di trasporto pubblico che fanno molte la stessa cosa, sulle stesse tratte trasportano persone, poi ad un certo punto, siccome si sono gonfiati i conti così tanto, si è scoperto che queste aziende non stavano bene ed erano piene di debito, e che cosa si è fatto? Si è chiesto ai lavoratori di sanare il debito di aziende create da manager incompetenti. Ora, quello che noi stiamo cercando di proporre, ma ormai da anni, e che in Italia si deve fare, è che in queste zone, in una regione, ci devono essere una, al massimo due società di trasporto pubblico, pubbliche, che fanno trasporto pubblico per i cittadini e garantiscono un servizio efficiente ai cittadini, e le manutenzioni dei mezzi si devono fare nelle aziende, perché qui per esempio oggi ci troviamo in un'azienda in cui ci sono tutti gli strumenti per fare la manutenzione dei mezzi, ma si sceglie di appaltare esternamente la manutenzione e gli operai quasi devono fare addirittura gli strumenti per riparare i loro pullman, perché tra l'altro gli appalti esterni non sono neanche efficienti. Se a questo aggiungiamo che a queste persone sono state tolte 300-400 euro di stipendio per sanare i debiti provocati da altri in queste aziende, capiamo che del Job Act a queste persone interessa ben poco. Qui il problema è sempre di chi gestisce questi enti, la politica, e come li gestisce. E da questo punto di vista, anche nella regione Campania, che la cartina torna solo un po' di tutta l'Italia, c'è bisogno adesso di riprendere in mano questi servizi e cercare di ottimizzarli, ascoltando prima di tutto le persone che ci lavorano dentro, come all'Eavbus qui, che mi hanno dato tutte le soluzioni per riuscire ad uscire da questa impasse, che è prima di tutto un disservizio per i cittadini. Quanti cittadini italiani possono dire che hanno un servizio pubblico efficiente oggi in Italia? Quasi nessuno. Ecco, a proposito di riforma del mercato del lavoro, Renzi dice che è un mercato ingessato, che va cambiato, un po' come le nostre istituzioni, che non rispondono più alle esigenze di modernità e di velocità dei tempi. Da una parte c'è lui, dall'altro ci sarebbe il sindacato, diciamo, che fa resistenza. Il Movimento 5 Stelle come si pone in questa avvertenza? A noi interessa creare lavoro. Se noi vogliamo modificare i contratti di lavoro, alla fine non creiamo lavoro. Il problema sono i contratti che mancano sempre di più, la disoccupazione continua a crescere. Allora cominciamo a dire due cose importanti. Uno, se andiamo da un imprenditore oggi, non gli interessa la riforma del contratto, gli interessa che gli abbassi le tasse, perché lui con i soldi che risparmia, per esempio, dall'abolizione dell'IRAP, può fare nuove assunzioni. Due, vogliamo abolire la riforma Fornero e permettere a chi doveva andare in pensione di andare in pensione, quindi a giovani di entrare nel mondo del lavoro. Qui c'erano persone ad un anno dalla pensione che si sono trovate a 5 anni dalla pensione dall'oggi al domani grazie alla collaborazione del PD. Vorrei dire a Renzi, che si lamenta dei sindacati, che le due commissioni più importanti della Camera sono presiedute da due persone del suo partito, la Commissione Lavoro e la Commissione Attività Produttive. Non vanno molto d'accordo con Renzi, ma che diciamo. sono sindacalisti, sono Epifani e sono Damiano, e queste persone sono quelle che oggi gestiscono gran parte del lavoro delle due commissioni più importanti che decidono per queste persone. Allora poi, se vogliamo dire che adesso chi entra nel mondo del lavoro deve avere sempre meno diritti perché ci sono meno posti di lavoro, noi non siamo d'accordo, perché così non crei nuovi posti di lavoro, togli solo diritti ai figli di quelli che ne avevano di più, e si crea anche una sorta di guerra sociale, di guerra tra generazioni. Ecco Di Maio, telegrafico però, lei è vicepresidente della Camera dei Deputati, il Parlamento non riesce a sistemare la questione Corte Costituzionale e CSM. Come finirà questa partita? Insomma, prima o poi bisogna comporre questi due organi costituzionali aventi rilievo costituzionale. Guardi, Renzi sta facendo di tutto per portare Violante alla Corte Costituzionale. Ha bloccato il Parlamento da 10 giorni perché il nome doveva essere Violante e non c'era spazio di manovra. Noi abbiamo detto fateci altri nomi decenti, perché nessun cittadino italiano voterebbe Violante alla Corte Costituzionale, e sblocchiamo questa impasse, vi diamo i nostri voti e ne usciamo. Invece si è scelto di bloccare i lavori per 10 giorni del Parlamento, e quindi scegliere di non occuparsi di queste persone che stanno in difficoltà, che sono dietro di me come tanti altri cittadini italiani, e di occuparsi di una persona che dopo aver fatto una carriera politica infinita adesso vuole andare anche alla Corte Costituzionale per 9 anni a 10.000 euro netti al mese. Io sinceramente, abbiamo detto chiaramente a Renzi e a tutta la maggioranza, fatevele di notte queste sedute, perché noi abbiamo da lavorare per i cittadini italiani nel Parlamento. Grazie onorevole. Grazie.